e foto di ragazzi giovani con il ferro da stiro e lo scalpellino per rifinire i pezzi. È così, lavoriamo ancora È il così. Made in Italy, Paolo Pagliuzzo. Vorrei aggiungere una cosa. Mi piacerebbe 3D schiaccio, mando in produzione, faccio milioni di metri di pelli tutti uguali. E invece no. Invece no, invece ci sono i designer che si inventano cose nuove Per tutti i fortuna. giorni, approfittano del fatto che noi ci spacciamo per essere un'azienda che fa custom e quindi ogni giorno si inventano la cosa nuova Hai che non scritto funziona, custom che... e noi facciamo custom. Se lo merita. Parlando, prima Margherita faceva accenno all'alloy e quindi mi è venuto in mente quando la parete di Anguilla all'ingresso dell'alloy l'ho dovuta mettere, raddrizzare perché l'anguilla è una pelle molto piccola a strisce che vengono cucite per fare dei teli. Ma farle stare dritte sul pannello che Margherita aveva disegnato benissimo all'ingresso dell'alloy non è stato banale. Quindi con il No, palato dell'alloy ancora un pochettino non mi... è stato banale, ma se lo ricordano in tanti. Sì, assolutamente. Bello, bello, No, bello. E però anche tutti i giorni... tornando ai materiali nuovi, secondo me ci sono stati alcuni materiali nuovi, ma i vincenti sono sempre i materiali tradizionali. È diverso il modo di lavorarli, quindi ben venga la Sì. customizzazione, Ogni giorno ci inventiamo modi nuovi. perché le nuove tecnologie ci danno una mano nel lavoro del legno, nel lavoro della pelle, nel lavoro del cuoio, nel lavoro del marmo e di tutte poi le pietre, anche dell'acciaio, di tutti i metalli, ma io mi trovo sempre in difficoltà a rispondere alla domanda quali sono i nuovi materiali per il design nautico. Ma la C'è un modo tecnologia. diverso di La approcciare tecnologia a gli volte stessi sì, materiali. consente nuove lavorazioni, nel senso che noi Esatto. rimaniamo un mondo molto artigianale, però con le tecnologie riusciamo a fare tutta una serie di nuove Certo. lavorazioni, ci sono le laserature, ci sono un sacco di lavorazioni nuove. Questo è bello, però noi ti dobbiamo far lavorare e anche divertirci, perché abbiamo detto che oltre al lavoro di... Se vi divertite io sono contento. No, dobbiamo lasciare anche ricordi per ogni imbarcazione che tu hai con noi, casa, barca, quello Assolutamente. che è, non solo per vita, Ovviamente mi perché diverto quello che... anch'io, questo ci mancherebbe. Esatto, non ti vogliamo È una fare... diatriba No, che è comune anche assolutamente. al design e diciamo terricolo. Assolutamente. Ci sono queste industrie familiari quasi artigianali che si lamentano del fatto che danno mandato agli architetti o ai designer, questi gli presentano un calorifero meraviglioso che però non ha gli attacchi e quelli sono i problemi dell'azienda. Challenging. Le sfide che Un diventano pochettino di quella opportunità. che si diceva prima di educazione, a volte ci capita di farla. Ci sono designer che conoscono molto bene il materiale, fanno molta ricerca e quindi abbiamo tanti. Ce n'è anche qualcuno che invece si approccia in maniera un po', no? Che ti chiede il tappeto in pelle di 6 metri per 3, gli chiedi come vuole le cuciture e ti dice no, no, senza cuciture, pezzo unico. Va bene. No, ti domani, ma la mucca l'hai mai vista? Perché... Quindi un pochino di educazione ogni Parlavi tanto dobbiamo farla anche l'educazione anche sul non spreco, no? Questo, noi. E anche oltre sul nostro. all'approccio al materiale, anche la tecnologia aiuta, che forse è l'unica onesta cosa da dire sulla sostenibilità Elena, nautica. scusami, a proposito del calorifero senza poi le valvole, eccetera. Anche noi, no, falegnameria, ci siamo dotati di un ufficio tecnico, perché appunto ci arrivano i disegni, ma poi li dobbiamo adattare e dobbiamo sviluppare i costruttivi. Poi quel disegno, quell'idea, sì, quell'idea deve essere realizzata, no? Ma deve essere realizzata, fissata, messa a bordo e realizzata come si deve, no? Per cui, vedi, anche lì è un'evoluzione, no? Falegname, una volta l'ufficio tecnico non sapeva neanche che cosa volesse dire, no? Oggi abbiamo un ufficio tecnico sviluppato perché dobbiamo lavorare in questo modo qua, insomma. Troviamo le soluzioni, troviamo il problema e poi anche le soluzioni, quindi va bene, andiamo Altra avanti cosa così. importante è la prima impressione di cui forse mi parlavi tu.
quando si entra in un'imbarcazione è proprio quello che dicevano prima, esatto. Cioè entri in una barca, la prima cosa che fai tocchi, no? Tocchi il divano, tocchi il tavolo, tocchi. E a volte io vedo, mi è capitato di salire a bordo di una barca non troppo grossa, ma di un cliente molto importante, e non si era reso conto che aveva i divani in finta pelle. Io mi seguo, dopo un po', 30 secondi, inizio a sudare, faccio una faccia strana, lui mi dice: ma cosa c'è? No, mi fa strano che su una barca così ti abbiano messo i divani in finta pelle. Come finta pelle? Cioè che non si era reso conto che aveva i divani di uno yacht di, sarà stati 25 metri, 24 metri, in finta pelle. Ma è una cosa che quando tu sali a bordo e tocchi e hai questa sensazione fastidiosa, perdi tutta la percezione di qualità di tutto lo yacht. Io dovessi comprare uno yacht, salgo, tocco il divano e vedo che è di materiale non eccellente, mi dico: chissà cosa mi hanno messo in sala motori, tutta la parte tecnica, no? Se hanno risparmiato persino sul divano, oddio. Per cui quello che si diceva prima, quando sali e tocchi e tiro un po' l'acqua al mio mulino, senti una bella pelle sul divano, però entri, è certo piacevole, cosa... No? Hai finito lo spot, c'era scritto pubblicità. Io mi voglio ricollegare a quanto ha detto Paolo, perché è vero che proprio nei progetti di yacht design, secondo noi, è fondamentale l'aspetto sensoriale percettivo rispetto all'ambiente, proprio perché rispetto a progetti di tipo residenziale abbiamo degli spazi molto più compatti, dove proprio la sensazione, l'esperienza del vivere la barca è proprio quella di toccare, di avere i piedi nudi. Quindi mi è piaciuta moltissimo, mi aggancio a quello che hai detto, proprio per dire che per noi nella progettazione è importante il trattamento delle superfici, la scelta di materiali con una certa tatticità, e proprio mi ha colpito, e volevo appunto aggiungere che è una bellissima espressione questa. Credo che la cinestesicità sia il senso più, no? Esatto, più importante, quello principale. Io credo che, se non ricordo male, il 70% delle persone sono cinestesiche, qualcosa del genere, quindi che hanno il tatto come senso più sviluppato, esatto, rispetto alla vista, rispetto all'udito, no? E quindi è un punto, certo, è proprio una cosa che dico appunto noi che come studio lavoriamo sia nel campo dell'ospitalità, residenziale e altro, ma nello yacht design l'abbiamo proprio notato che è veramente molto più spinto questo aspetto, ecco, della percezione, sì, sensorialità. Cioè, anche per gli spazi, come dicevi, che sì, sono, sì, esatto, ma gli spazi sono molto più compatti, e c'è anche, diciamo, un rapporto più stretto tra le persone che vivono la barca rispetto magari. Forse c'è anche